Cosa c'è in un bicchiere di latte? Un bicchiere di latte intero da 200 ml contiene 7 g di proteine, quanto un uovo, 9,8 di zuccheri, 7,4 di grassi e 1,4 g di sali minerali, di cui 300 mg di calcio, quanto 50 g di formaggio, vitamine, tra cui la A, la B e la C. Intero o scremato? Le differenze, come è ovvio, sono nella quota di grasso che va dal 3,5% dell'intero allo 0,5% dello scremato. Tradotto in calorie, per un bicchiere di latte intero di 200 ml si assumono 130 kcal con l'intero, 68 con lo scremato. Sembra tanto, ma la differenza equivale a 2 biscotti frollini. E con i grassi si perdono anche alcune vitamine, la A per esempio, passa da 37 microgrammi per 100 g di latte intero a qualche traccia nello scremato. Perché l'alta qualità costa di più? Alta qualità non è una dicitura generica. Per definirlo tale, il latte deve provenire da allevamenti autorizzati, con stretti standard igienici, e deve mantenere, anche dopo la pastorizzazione, un profilo nutrizionale migliore di un normale latte. Alta digeribilità o senza lattosio? Non vi è differenza. Le due diciture, come la sigla HD, High Digestibility, indicano un latte per chi è intollerante al lattosio. Quando scade il latte? Il fresco scade dopo 7 giorni dal confezionamento, il microfiltrato dopo più di 10, il latte a lunga conservazione può arrivare fino a 90 giorni dal confezionamento. Più si allunga la scadenza, però, più le caratteristiche nutrizionali diminuiscono.